Ed eccoci qua con un nuovo appuntamento con Pokémon Infinite Fusion. L'ultima palestra ci attende oggi, l'ottava, quella di Viridian City. Allora, io stavo un attimino affrontando uno, però stavo dicendo che, bellissimo, questa è un'altra, una fanart comunque, che ho fatto tutte quante le sfide necessarie, ho vinto sette palestre, insomma, cioè, ci sto, no? Ok, è a Cinnabar Island? Al laboratorio di Cinnabar Island, cosa? In effetti, non sono mai andato oltre la receptionist la scorsa volta, quindi può essere. Ehi, salve. Fuori dai piedi. Ok. Ah, ma quindi devo inseguire Team Rocket prima? Ah, aspetta, però, aspetta. Questo qui mi ha dato la chiave della centrale elettrica perché ho scelto di inseguire Zapdos. Comunque, bisogna inseguire Team Rocket, andare a trovarli alla centrale elettrica, catturare Zapdos, sconfiggere. Non lo so, questi vogliono rifondere tutti quanti gli uccelli leggendari. Forse devo trovarli tutti e tre, però ci vuole una vita. Dunque, quindi dovrebbe essere qua il Team Rocket, esatto? Ah, ok. Quindi è grande la centrale elettrica. Bella! Molto meglio di quella di rosso e blu. Cavoli. Vabbè, questi qua senza che li guardo, che sono bene o male tutti quanti Electrode. Rayode. Non so dove sto andando e non so se la strada è giusta, però ehi. È l'unica strada da seguire. Dove sta il po'? Ah, ok, sta qua sopra. Sono brutto. Ah, livello 40, ok, certo, ha senso. Preso, sarà bello vedere qualche fusione con lui, sicuramente. Ah, beh, certo. Ah, cell battery. Devo anche trovare le batterie per questo coso qui. Cavoli. Ok, carino. Ci vorrà un po'. A quanto pare ci vogliono 5 batterie. Trovate tutte quante 5. Vai. E quindi? Ah, sì, devo, ah, certo. Devo confermare. Ah, stanno qui. Ok, calma, calma. I Rocket hanno delle belle fusioni, devo ammettere. Raticate con Golem è fantastico. Si va per di qua? Oh, sì. Wow, grande Zapdos! No, è spaventato Zapdos! Sì, l'uccello leggendario che si spaventa. E stavo quasi per catturarlo. Che seccatura! Abbiamo già preso due degli altri. Ah, già due l'hanno ripresi! Ah, il Team Rocket si muove più velocemente di chiunque altro. Zapdos era solo l'unico. E te la farò pagare per aver messo i bastoni tra le ruote! Ok. Vediamo un po', come ti chiami tu, Jarrica là? Executive Kelly Minogue? No, quello è Kylie, niente. No, Kelly, Grace Kelly. Banda in campo Molcuno. Ma la fusi allora? Vabbè, qualunque che sia il tipo, è quasi sicuramente volante. Bello però. Non è volante, quindi è fuoco elettro. E fuoco ghiaccio, voglio dire. È buono comunque, dai. Non mi lamento. Chi è? Ginook? Ah, Ginook, mamma mia. Lanciafiamme subito. I piani del nostro capo sconvolti da un semplice bambino. Veramente no. Non è mio obiettivo primario la cattura di un leggendario. Però una prova si può fare. E a 50 è abbastanza forte, eh. Non devo sottovalutarlo. Wow, let's go! Grande. Beh, con Zapdos si possono provare a fare altre fusioni interessanti. Ma è tornato Giovanni ora? Come no? Dove è andato a finire ora? Ancora il laboratorio? Cosa? Si è aperta sta porta? Si chiama Red. Ok. Ho recuperato Zapdos e mi ha dato un train pass l'assistente. La Saffronzetti può andare a Johto. Cioè, quindi non posso sfidare l'ultima palestra, ma devo andare a Johto prima? È certo, perché Giovanni in teoria si rifugia a Johto. È andato al suo nascondiglio a Johto. Cavoli! Ma vedi allora quanto bello, bello, bello. Davvero fatto bene sto gioco. Accidenti. Un hack-rom con i controcacchi proprio. Ce li ha tutti. Siamo a Golden Road. Yeah! E possiamo già sfidare la palestra qui magari. Non lo so perché il nascondiglio sarebbe alle cascate Tojo. Non so quanto posso esplorare, ma se devo rintracciare il capopalestra devo arrivare a Borgo Foglianova, no?
Aspetta però, la torre no, non è la torre radio, è il nascondiglio secondario. Il nascondiglio secondario è alle cascate Tojo. Però qua non ci posso passare. Quindi devo per forza andare alla torre radio? Anche se no, il nascondiglio secondario dovrebbe essere a Mogania. Anche se Giovanni non ne usufruiva. Ne usufruiva solo il Team Rocket. Tutte le strade sono bloccate. L'unico posto dove potrebbe essere Giovanni, e spero non sia quello che penso, perché se è quello che penso, o meglio, deve essere quello che penso, non c'è altro posto dove potrebbe stare Giovanni. Dico sul serio, non c'è altro posto. Al centro commerciale di Fiordoropoli. Però devo andare sotto, al basement. E devo arrivare in cima perché c'è qualcuno che sta facendo un'ispezione. Ma è ancora in costruzione il dipartimento qui? Oh, finalmente ci siamo. È uno dei Team Rocket, giusto? La verità è che non possiamo farci entrare nessuno nei sotterranei perché abbiamo una vista davvero importante. Ora lascia che io mi prenda cura di te. Sì, sì, prenditi cura di noi, mammina. Cioè, voglio dire, combattiamo. Lezing? Lezing! Proprio penzola, sgocciola. No, e va bene, usa pure l'ascensore se vuoi, tanto non andrei molto lontano. È quello che speravo di fare, invece, arrivare lontano. B1, credo, basement 1. Dunque, che abbiamo qui? Molti allenatori, vedo. Quindi qui abbiamo il Team Rocket. Beh, era l'unico posto che potevo controllare tra i vari nei quali Team Rocket effettivamente ha fatto baldoria. Quindi sì, ci sta. Ci sta che fosse l'unico rimasto da controllare. Anche perché a Borgo Foglianova non ci può andare, non ci posso andare ancora, quindi... Ma che c'entra Borgo Foglianova? Perché ci sono le cascate Tojo e lì c'era uno dei nascondigli di Giovanni. Infatti, dopo gli eventi di Rosso e Blu, lui si è nascosto lì, però... Beh, è andata come è andata. Vabbè, io però volevo ricaricarmi Pokémon. E questo chi è? Fermo, non sei autorizzato a parlare con il boss. Vai, vattene via subito. Sì, però, un attimo... Archer! Si chiamava Archie? Ma che è? Stidum? Steelix e Houndoom, boia zi. Non ha Flash Fire, perlomeno. Widows. Ah, bello, carino, non male. Praticamente un Ariados fattone. Sono impressionato, sei riuscito a trovarmi. Sono venuto qui per meditare sul futuro di Team Rocket. Avevamo grandi piani per la conquista del mondo, ma tu hai continuato a metterci i bastoni tra le ruote. Forse non dovremmo giocare ad essere Dio. Forse dovremmo lasciare che la natura faccia il suo corso. Ma sei venuto qui solo perché stavi cercando il capo palestra di Viridian City? Beh, sono io. Molto bene, tornerò alla palestra di Viridian per combattere un'ultima volta con te. Non potrei non avere più Pokémon leggendari dalla mia parte, ma non intendo perdere questa volta. Ci vediamo presto, Link. Eccoci qua. Giovanni! L'acqua fresca, per favore. Grazie, Che poi non crede che è Giovanni, ma l'avrei visto rientrare, tu che dici? Eccoci qua. Giovanni! Questo è il mio nascondiglio! Non è vero, era quello di prima. Ho pianificato di risuscitare qui il Team Rocket, ma mi hai catturato di nuovo. Quindi forse dovevi dirmelo prima. E allora facciamo così, questa volta non mi tratterrò. Scegli i tuoi 5 Pokémon più forti. Ancora una volta affronterai il grande Giovanni! Sì, Giovanni è il più grande allenatore, ma insomma... Adatto un po' il testo senza modificarne il contenuto. Raiperas. Ah, pensavo che fosse una pera. Dico sul serio, non è una battuta. Brick Break, allora. Ah. Che abbia preso il tipo acqua? Può essere. Però, ehi. Ah, ha fatto calare la mia velocità, certo. Però, se la base è il corpo di Lapras, forse ha preso il tipo ghiaccio. Sì. Ha preso il tipo ghiaccio. Dato come lo so? Perché la mia base è Lapras tra Gengar e Lapras. O il contrario, insomma, c'è il corpo di Lapras, ecco. Idropompa.
Ma sai cosa? Sai che mi piacerebbe, però con un tordiraggio è troppo importante. Vabbè, andiamo avanti. Ah, certo, c'è la Sandstorm. Electra che? Electratrio? Boia, frate! Ok, non tanto quanto mi aspettassi, però potrei farcela resistere. Ah, full restore, allora dopo mi ricarico anch'io, Tato, eh. Ok, buono, buono, buono. Dai, questa Sandstorm, quando è che si subsida? Termine inglese. Il mio English humor non mi abbandona mai. Ah, ritira! Buono! Gochamp! Vai, campione! No, 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 no. A cross chop. Ma non mi interessa, vado lo stesso! Yeah! Critico! Let's go! Grande! Ci voleva, ci voleva! Oh, yes! Rieccolo qua, Electratrio! Electatrio! Non mi corretto. Ancora full restore. Un altro critico, boia! Ah, però è più veloce di me, quindi non posso farlo flinciare. Ok, dovrei essere tranquillo. Ma la finisci? Tre ne ha usate, oh. È tanto, eh. Ce l'hanno resa tosta sta lotta, bravi. Bravi, bravi, no, davvero, non sto scherzando. Dai, dai, dai. Ok, andato. Manca l'ultimo? Glissitar. Mando Ferali Gator per capire cosa ha. Glissitar. Ah, allora Glascor e Terrainitar, certo. È giusto. Mi aspettavo qualcosa di totalmente diverso, non so perché. Ah, ma non ho più per fare surf. A stordiraggio, prima cosa. Prima cosa stordiraggio. Elisir. Ok. Perfetto. E ora andiamo con Surf. Oh no, ha snappato. Un altro potrebbe bastare, eh. Grande, vinta anche contro Giovanni. Top. Top. E tutte le palestre con questa sono conquistate. Ah. Avevo dimenticato l'ultimo Pokémon. Pensavo di averne sconfitti 5. Boh, ho fatto male i conti. Ora dorme ancora. 2 turni massimo di sleep dura. E 3. Fatto. Vinta. Ora è l'ultimo. Eccolo qua. Ora sì, che tutte le palestre sono state conquistate. Diramerò all'ordine di defondere leggendari, i cieli leggendari e di rilasciarli nella natura. E mi dedicherò allo studio dei Pokémon. Con la mia medaglia puoi entrare alla Lega Pokémon. E porta anche questo con te, terremoto. Bene, anche se ci riparliamo con Giovanni, non se ne va da qui, quindi ok. Continuiamo per la nostra via e andiamo quindi alla Lega Pokémon come prossimo passaggio, giusto? Oddio, chi è Link? Ti ricordi di me? Sono lo scienziato che ti ha aiutato a salvare Zapdos. Ora che Team Rocket sei andato, voglio darti questo. Ice Pick. Gas Mask. Ok, certo, Ice e Gas. Interessante. Ma non so se lo farò mai in video, alla fine questo era più una cosa per far vedere tutte quante le fusioni Pokémon e cose simili. Penso che un paio di fusioni le facciamo, l'episodio non sarà chissà quanto lungo. Cominciamo quindi con Feraligatr e Zapdos. Ehi però, ehi, sembra carina la silhouette. Ah dai, dai, non male! Carino, Zapligator, bello! Purtroppo però bisogna vedere anche la reverse. La reverse mi sa che. Firados. Bel nome, ma no. Vediamo invece Zapdos ed Electabuzz. Ok. Mi sa che la base per Zapdos è sempre la stessa. Già, sotto la coda gli è cresciuta. Mentre invece credo che la reverse sia molto meglio.
Zapdos e Charizard. Ehi! Quella silhouette mi è piaciuta molto, eh? Sembrava quasi una fenice, forse. Ah, era solo il fuoco. Le ali fanno davvero pena. Chardos. Ah, se fosse stato arancione come Charizard, forse funzionava meglio. Vediamo un po' Electabuzz e Jolteon. Oddio, non mi sembra molto diversa, però vediamo come esce fuori. Infatti. E per concludere, la reverso di Joltbuzz. Oh, carine le orecchie. Per il resto, sì, anche un po' zebrato, no? Classico stile di Electabuzz. Per il resto, no. Ci può anche non stare. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. Spero che vi sia piaciuto. In descrizione trovate tutti quanti i collegamenti utili. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!